Arianna, che sicuramente sarà una mia fan. Sì. È vero, signora? Si ricorda quando veni a Napoli col giro Mike? Sì, sì, sì. La signora mi conosce bene. No, adesso Mike. La signora Marianna Giuliano, sì. Ai tempi me la ricordo bene. Ecco, bene. Non vorrei andare oltre là. No, non andiamo là. Non andiamo oltre. Marianna, mi senti? Cosa ti ricordano qualcosa questi? I baci che ti davo infuocati. No, allora, oi la la! Oi la la! Che tempo fa lì a Roma? Ma piovischia, ma la temperatura non è rigida, dai. Purtroppo qui a Milano fa un freddo becco. Ah sì? E la neve, pensa, Leonino ha voluto portarmi fuori a tutti i costi per fare il pupazzo di neve. Ah, ho 80 anni, certo. Ho i reumatismi, ma si sa, per i figli si fa questo ed altro. Certo, certo. Siete riusciti poi a fare questo pupazzo? Certo, abbiamo usato due bottoni per gli occhi, sì? E al posto della scopa, visto che non ce l'avamo, abbiamo usato la vaporella che usa la Filippina per fare le pulizie. Sì. Il problema è sorto per il naso. Perché? No, Leonino ha cominciato a dire, cerca una carota, sì. E non sono mica un coniglio. Certo, lei dovrà trovare. Cerca una carota, sì. Cerca una carota, in effetti io nella neve per terra, sì. Avevo visto qualcosa che sembrava una carota e l'ho raccolta. E allora? Ho odiato tutti i cani del mondo e i padroni che non usano la paletta, lo sapete? Quando sono risalito in casa ho messo la mano a bagno nell'aceto per due ore. Adesso dobbiamo fare la telepromozione. Va bene, facciamolo. Allora, è pronto? Il piccolo foruncolo con le gambe? Eccolo. Sì, sono qui. Ma che capelli strani che ha! Sono rossi, sembra che intesto uno stoppino. Aia. Aia. Aia, aia, aia. Si parte male. Allora, se continui così, l'unico stoppino che vedrai sarà quello che userò per darti fuoco. Va bene? Allora, per tua norma e regola, gli uomini con i capelli rossi sono più virili degli altri. Ehi. Lo conosci il detto? Vale. Uomo rosso ci dà più non posso. Dai, adesso andiamo avanti con la telepromozione. Mario Bianchi, come stai? Tutto bene? Bene, la signora a casa canta? Ok, forza, fammi partire la sigla, Stambecco, muoviti. Forza. Vai. Soffrite di alitosi? Avete un dente in cancrena? Allora, quando parlate la gente con una scusa, si gira dall'altra parte? Da oggi c'è il nuovo chewing gum Rovagnati, in puro lardo di maiale, il Pig Bubble. Il Pig Bubble, ma dai, dai. Aia. Che stavolta. Oh, là va. Ma cosa è stato? È scoppiata una tetta al silicone. Cos'è? Ho fatto un palloncino con le Pig Bubble. Allora, piccolo, stupido, ruminante. Sputa subito quella cicca, se no te la faccio ingoiare a badilate. Forza, sputa subito quel magma gommoso e stai fermo e zitto. Riprendiamo la telepromozione. Vabbè. Vai, cornuto. La nuova gomma da masticare della Rovagnati, la Pig Bubble, in un vasto assortimento di gusti. Ah, bene, qua. I gusti alla cotica, maiale frollato, ma che e soprattutto frittura di lardo. Ma... Aia, ancora. Come era grosso questo palloncino? Allora, piccolo bastardello, adesso ti piace fare il botto con la bocca? Sì. Bene, potevi dirlo prima, ti accontentiamo subito. Allora, Mario Bianchi, passami quel pezzo di plastico esplosivo che avevo preparato per il veglione dell'ultimo dell'anno. Ah, allora, piccolo, apri la bocca, vieni qua, mastica questo. No, che schifo, non mi piace. Con questo non riesco a fare il palloncino. Il palloncino forse no, ma il botto arriva di sicuro. Continua a masticare. Aia! Hai visto, amici ascoltatori? Avete visto? Abbiamo fatto anche la stella di Natale. Allegria! Grazie, signor Mike. Eccola.